Ciao a tutti amici di AstroQuiz e benvenuti a questa nuova puntata. Questa sera siamo tornati qui in osservatorio, finalmente dopo un mese di giugno molto piovoso, tempo non proprio eccellente diciamo per l'astrofotografia ma anche per le semplici passeggiate, finalmente sembra essere arrivata l'alta pressione. Questa sera abbiamo un cielo molto molto limpido, molto secco, anche perché c'è stato del vento proveniente da nord che ha spazzato via le nuvole e anche l'umidità. C'è ancora una leggera brezza che non dovrebbe essere un problema per il telescopio, per la montatura, ma di contro potrebbe essere una cosa positiva per l'umidità, forse meno per il seeing. Vediamo, ho visto un po' su Telescopius, che è il sito che uso di riferimento per vedere un po' l'andamento delle previsioni astronomiche, e il seeing non dovrebbe essere purtroppo troppo eccellente questa sera. Vediamo, anche perché non è mai così preciso, soprattutto per le località italiane funziona meglio per quelle americane. Come vedete alle mie spalle c'è il mio telescopio coperto dal telo termico, sto aspettando che si finisca ad acclimatare prima di montare, anzi di finire a collegare gli ultimi cavi, gli alimentatori e collegarlo al mio PC. Questa sera fotograferemo la parte della nebulosa Nord America nota per la sua somiglianza, per appunto ricordare un grande muro cosmico, e vorrei fare questa fotografia utilizzando la tecnica bicolor idrogeno e ossigeno, quindi HOO. L'acquisizione che farò su più sere, io riprenderò questa sera, poi ci rivedremo nel mio studio per vedere il risultato finale. Credo che farò 3-4 sere, sicuramente farò un paio di sere solo di H-alfa e poi un altro paio di sere di ossigeno, oppure 3 sere di H-alfa e ossigeno. Devo vedere un po' qual è il bilanciamento giusto. Sto anche valutando, e non escluderei, di fare un'elaborazione con l'idrogeno beta, quindi acquisire H-alfa, ossigeno terzo e idrogeno beta per il blu. Ho a disposizione un filtro per l'idrogeno beta visuale, quindi non ha il taglio infrarosso. Mi sto confrontando un po' con il mio maestro Attilio, anche se lui dice che tutto sommato va bene, le stelle verranno un po' più cicciotte, quindi bisognerà fare dei tentativi, vediamo un po'. Aspettiamo un altro po' che si finisca ad acclimatare il tele, montiamo tutto e poi partiamo con il setup con SGP, PhD, vedremo un po' tutto il workflow prima di cominciare a scattare. A tra pochissimo! Tra l'altro questa sera utilizzerò per la mia camera di guida, ho preso un filtro taglia infrarosso, perché la mia camera è estremamente sensibile anche all'infrarosso e a volte mi dà un po' di problemi con le stelle che vengono per l'appunto un po' più grosse e cicciotte. Ho preso questo filtro su Amazon e sono veramente curioso di provare un filtro taglia infrarosso, la marca è la Svboni, sinceramente non l'ho mai sentito. Allora, io non solo per comprare cose economiche, soprattutto per quanto riguarda l'astrofotografia, e penso il mio setup e il mio scelacquare soldi in quest'arte parla per sé, però in realtà ho letto molte recensioni positive. Per un prezzo di 15 euro, questo è un filtro da 1,25 pollici taglio infrarosso, e vediamo un po' come andrà. Questa è la prima sera che lo uso, vi farò sapere se è abbastanza, diciamo, se vale i 15 euro o anche qualcosa di più. Stasera andremo a fotografare una regione del cielo che secondo me è tra le più belle in assoluto. Devo ammettere che io sono un grandissimo fan delle nebulose rispetto alle galassie. In realtà mi piacciono entrambe, mi piacciono moltissimo anche le galassie, ma le nebulose non so se per il loro colore, per quello che rappresentano proprio a livello cosmico, sicuramente non è qualcosa che noi immaginiamo dove c'è vita, come nelle galassie immaginiamo altri mondi, altri pianeti e così via, però non so, le nebulose hanno delle forme che sono qualcosa di meraviglioso, fanno davvero viaggiare molto con la fantasia e hanno dei colori molto molto accattivanti, quindi sì, diciamo che sono un grande fan delle nebulose, anche se amo qualsiasi oggetto dello spazio profondo.
Una cosa che ho cominciato a fare da un po' di tempo a questa parte e che fa davvero tantissimo la differenza, sono sempre stato molto scrupoloso per l'allineamento polare. Il fatto che fare un allineamento polare come si deve solamente con il cannocchiale polare della EQ6, ragazzi, è impossibile. A meno che voi non abbiate un occhio bionico, è davvero impossibile, anche perché per natura meccanica anche del cannocchiale stesso non può essere preciso. Quindi quello che faccio, vado a rifinire, prima lo facevo con PhD, usavo sia il Drift Polar Alignment che lo Static Polar Alignment, ma poi ho cominciato a farlo con Sharptap da un po' di tempo a questa parte, con il tool Polar Alignment. Ragazzi, stasera non riesco a dire Polar Alignment, allineamento polare, basta, parliamo italiano che forse è più semplice. E lo strumento per l'allineamento polare di Sharptap è qualcosa di eccezionale, perché quello che vi fa fare, vi fa direzionare il telescopio verso il polo celeste, quindi verso il polo nord, dopodiché fa un solving dell'immagine e va a determinare quali sono le stelle che si trovano in quella regione e dove dovrebbero essere. Dopodiché vi fa ruotare 90 gradi verso est l'ascensione retta e da lì calcola la posizione delle stelle e, diciamo, l'offset che hanno rispetto a quello che, diciamo, alla traiettoria, all'orbita che avrebbero dovuto avere se l'allineamento polare fosse stato perfetto. E dopodiché vi dà delle stelle di riferimento e vi dice di muovere le manopole azimutali e di altitudine per portare praticamente questa stella, poi ve lo farò vedere, dal centro dove si trova al nuovo centro. Ed è una cosa che poi vi dà la qualità dell'allineamento polare in minuti e secondi, e se lo fate bene, quindi rimanete sotto i 3 minuti d'arco, 2 minuti d'arco, poi con l'autoguida sarà tutta un'altra storia. Beh, ovviamente è importante l'autoguida, che voi colleghiate bene i cavi e non abbiate roba che tira, perché in declinazione sinceramente soffre molto di più. Qualsiasi montatura è sempre, a mio avviso, più performante nell'ascensione retta che non nella declinazione, anche perché il backlash che c'è nella declinazione è sempre molto importante, anche delle montature che costano bei soldi. Non mi aspettavo di trovare la luna a tramontare lì proprio sopra il Comignolo, e quindi è uno spettacolo magico e suggestivo, e spero che sia benaugurante per questa serata. Fra poco verrà fuori la polare, i giorni già si stanno cominciando a riaccorciare dopo il solstizio, il che è una cosa buona per noi astrofili. Quindi ci vediamo tra pochissimo su Sharptap, allineamento polare, e poi andremo su SGP per impostare la sequenza. Come vedete alle mie spalle qui nell'interfaccia di SGP, sto appunto per fare il framing dell'immagine, quindi ho inserito NGC 7000 nel tool Framing e Mosaic, e adesso andrò a definire la regione che mi interessa. Sicuramente non un mosaico così grande, ma sarà una singola regione che andremo a prendere, che è per l'appunto quella del muro del Ching. Non so se la vedete qui dalle immagini, probabilmente andrebbe zoomato un po', vi faccio vedere più da vicino. Questa per l'appunto è la regione che ci interessa, il muro del Cigno, quindi la parte meridionale della nebulosa Nord America, e questa sera, come ho detto, faremo soltanto H-alpha. Il mio obiettivo è questa sera di portare a casa almeno 4 ore di posa. Non vorrei fare troppo tardi, perché domani mattina dovrei lavorare, quindi diciamo che per le 3 vorrei cercare di staccare e andare a casa. Purtroppo tramonta tardi, quindi le ore a disposizione non sono moltissime, però vediamo, perché se le cose vanno bene potrei anche azzardare fare 5 ore, probabilmente fare quell'altra volta, dormire sul terrazzo qui da qualche parte, visto che la mia tenda è lì che mi aspetta, ci sono coperte, cuscini, quindi alla fine non dovrebbe essere troppo male, anche se questa leggerissima tramontana che si sta alzando non è proprio piacevolissima. La calibrazione verso la regione della Nord America, ho fatto la messa a fuoco come immaginavo, il sync purtroppo non è eccellente, non sono riuscito a scendere sotto l'1.9 dell'HFD, e speravo di arrivare fino ad 1.2, ma questa sera il sync probabilmente non è così eccellente, però 2 come risultato alla fine non è
non è eccezionale, ma non è neanche da buttare via. Adesso quello che sto facendo è in PhD, dopo aver fatto la calibrazione, ho preso il buon vizio, se così si può dire, di eseguire il guiding assistant, perché è veramente molto molto utile. Ti fa perdere qualche minuto per, diciamo, per leggere tutte le informazioni riguardo alla montatura e come segue in declinazione e ascensione retta. Adesso stavo proprio guardando il grafico e devo dire che non c'è nessun tipo di deriva, anzi, disabilitando l'output, perché PhD quando fa la guiding assistant disabilita l'output e ci fa vedere come la montatura sta inseguendo in declinazione e ascensione retta, e sembra veramente eccezionale. Quindi speriamo che l'autoguida questa sera non mi tradisca, perché poi quando dico così di solito me la guffo da solo, ma vi consiglio anche a voi ragazzi di fare sempre il guiding assistant, perché è qualcosa che aiuta parecchio, perché poi vi consiglio i valori da utilizzare come movimento minimo per l'ascensione retta e la declinazione, e vi dà risultati davvero ottimali. Fatelo ogni volta. Io all'inizio avevo cominciato a fare calibrazione al meridiano, ma poi ho avuto qualche problema e per non perdere troppe serate alla fine ho deciso di fare, come sempre, fatto la calibrazione nella regione di interesse, la declinazione di interesse. Quindi sono passati adesso quasi 4 minuti, andrò a dare stop, vediamo un po' che cosa mi suggerisce PhD. Allora, mi suggerisce, io al momento ho un movimento minimo di 0,18, mi consiglia di guidare in ascensione retta 0,10 e 0,15 per la declinazione quando era 0,18, quindi siamo più o meno lì. Applico le correzioni e dopodiché lui ricomincia a guidare. Ripeto, sembra buona sia in ascensione retta che in declinazione. Vi faccio vedere un po' il video del grafico. Io direi che siamo quasi pronti per cominciare, sono le 22:20, è praticamente buio e possiamo cominciare la sessione di 4 ore. Speriamo bene, dita incrociate, cieli sereni e soprattutto guida sicura. Ok ragazzi, abbiamo cominciato la sequenza di 4 ore, quindi saranno 48 pose da 5 minuti, dovrebbe finire verso le 2:20, e guardiamo il grafico dell'autoguida. Ragazzi, io quando vedo un grafico dell'autoguida così, non lo so voi, ma io mi gasto tantissimo e non me la voglio gufare da solo, ma abbiamo un errore totale RMS di 0,09, cioè una cosa che raramente succede con questo Sing. A dire la verità sono stupito. Sta guidando su un Hot Pixel, no vabbè, non sta guidando su un Hot Pixel, l'ho controllato, ma guardate, la guida è veramente piatta. Quando fate un bilanciamento fatto come si deve, ragazzi, fa la differenza. Quindi il bilanciamento è importantissimo, perdeteci tempo, perché poi ne guadagnate tantissimo, soprattutto guadagnate tantissimo in salute, perché non vi impazzite. Fate anche il guiding assistant perché vi aiuta tanto, e PhD2 è un software meraviglioso per il costo che ha, nullo, funziona veramente da paura, quindi utilizzatelo. La scorsa volta quando avevo fatto la crescent per provare un po' le varie impostazioni di gain e offset di questa nuova camera della ASI 1600 GT, avevo provato con gain 300 e offset 50 e il risultato, il rapporto segno rumore è mostruoso, il rumore viene letteralmente spazzato via, però un po' soffre il range dinamico. Consultando vari forum, soprattutto seguendo i consigli di Jon Rista, che è veramente un'istituzione, non so se voi lo conoscete, ma è un'istituzione nell'astrofotografia a livello internazionale, lui che è possessore di un'ASI ha consigliato di utilizzare il gain 200 e offset 50 perché c'è un maggior guadagno del range dinamico e diciamo che il modo in cui influisce sul rapporto segnale rumore e sul rumore di lettura, vale la pena perdere quel po' di, diciamo, di margine sul rumore a favore del segnale, però a vantaggio di un range dinamico davvero da paura. Quindi ragazzi, che dire, siamo con un HFR adesso di 1,83. Speriamo che continui così tutta questa sera, perché io a questo velo del cigno ci tengo veramente tanto e vorrei che venisse fuori qualcosa di meraviglioso. Quindi teniamo le dita incrociate, durerà ovviamente diverse sere, come vi ho detto questa sera saremo insieme, poi ci rivedremo direttamente allo studio post elaborazione, sperando che vada bene. Quindi ultima occhiata all'autoguida, sta andando bene, io allora mi vado a prendere una bella birra, mi sa che me la sono meritata. Mancano 2 ore e mezza alla fine della prima sessione e finora devo dire che l'autoguida sta tenendo molto bene, anzi anche dal punto di vista del seeing il vento sembra essersi calmato e
il diametro delle stelle anche sembra essersi rimpicciolito, adesso siamo su una media di HFR di 1.8-1.9, quindi sicuramente una cosa molto molto positiva. Come dicevo all'inizio, la regione del Cigno è una regione molto molto affascinante, abbiamo tantissime nebulose ad emissione, abbiamo la nebulosa Nord America, abbiamo la nebulosa Pellicano, abbiamo il velo del Cigno sia orientale che occidentale, abbiamo davvero una marea di nebulose in quella regione, anzi sarebbe davvero molto molto bello fare un'acquisizione a campo largo in tutta la costellazione della regione del Cigno per prenderle tutte insieme. Intanto io mi sono goduto la mia bella birra e sto continuando a godermi questa bellissima stellata questa sera. Adesso c'è calma, c'è pochissima umidità, l'aria è molto secca, il che è molto buono, e quindi direi che probabilmente rimarrò qui ancora per un po', poi non so se probabilmente farò anche una piccola pendichella per cercare di non arrivare domani al lavoro stanco morto, però per ora sono soddisfatto. Se continua così sarei disposto anche a non dormire per tutta la settimana, cosa che probabilmente farò, perché questa settimana sarà sempre così, dovrebbe essere sempre così, e non voglio assolutamente buttare una singola ora di posa, perché ripeto, giugno è stato terribile, soltanto per provare la mia nuova Asi è stata davvero un'impresa. Quindi per le restanti 2 ore e mezza continuerò a godermi questa bellissima serata, c'è una temperatura perfetta, quindi ci rivediamo più tardi, poco prima della fine della sessione, poi flat e andando. Ok ragazzi, siamo giunti alla fine della sessione, sono molto molto soddisfatto di questa sera e sinceramente penso che sia stata una delle migliori serate in assoluto degli ultimi mesi, quindi sono davvero contento, sono riuscito a raccogliere più di 4 ore di segnale H-Alpha e devo dire ragazzi che SGP più lo uso, parlo di Sequence Generator Pro, e più mi innamoro di questo software, perché ha davvero una serie di tool spaventosi per il framing, per il mosaicing, per il plate solving, per la messa a fuoco, è uno strumento davvero potentissimo. Ripeto, sto ancora esplorando tutti gli strumenti a disposizione, ma finora la soddisfazione che mi sta dando è davvero tanta. Anche come si interfaccia con PhD, devo dire che non ho avuto nessun problema dal primo momento, e quindi ve lo raccomando assolutamente, dategli un occhio anche perché c'è una free trial e provatelo. Per quanto riguarda questa sera, io adesso farò i flat dell'H-Alpha, anche perché credo che farò per tutte le sere i flat, anche perché conto di rimettere il telescopio a posto così come adesso, quindi non toccherò niente del trenottico e i flat dovrebbero bastare quelli di stasera, ma li faccio in caso in cui qualcosa dovesse andare storto domani e o la camera si dovesse muovere per qualunque motivo, avrò già dei flat di backup in caso li dovessi rifare di nuovo. Ho deciso che vi riporterò qui anche le altre sere a piccoli spezzoni per farvi vedere come proseguirà, e alla fine vi porterò nel mio studio, quindi per questa sera prenderò i flat e vi saluto, noi ci rivediamo domani, ciao! Eccoci qui, siamo arrivati all'ultima sera, la quarta sera, dove mi è rimasto solamente da fare il segnale RGB per le stelle, perché come vi ho detto volevo fare un'elaborazione HOO, quindi idrogeno, ossigeno, ossigeno, e avere le stelle in RGB. Ieri sera con l'ossigeno a terzo è andata molto bene, all'inizio il cielo sembrava non promettere molto bene, ma poi si è rasserenato verso le 10 e sono riuscito a fare ben 5 ore di acquisizione di ossigeno terzo, che credo saranno più che sufficienti, perché in quel complesso del muro del Cigno non c'è tantissimo ossigeno, a dire la verità c'è solo qualcosa a ridosso del muro vero e proprio, ma la predominante è l'idrogeno. Il motivo per cui voglio fare le stelle RGB è perché vorrei dare un tocco naturale alla foto, che spesso quando facciamo le elaborazioni in bicolor o con la paletta di Hubble, le stelle sicuramente non preservano il loro colore naturale. Ho già montato tutto, tra un po' coprirò la mia attrezzatura con il telo della Geoptic per andare a cena e ritornare più tardi verso le 10 e cominciare a fare l'acquisizione.
eccoci qui ragazzi, l'aperitivo e la cena forse è durato più del previsto, sono un po' in ritardo sulla scaletta, ma per fortuna devo fare solamente un'ora e mezza di RGB prima di chiudere questo muro del cigno. La messa a fuoco già è stata fatta, è buona, l'autoguida già la sto provando e siamo sempre su un RMS medio di 0.12-0.13, quindi ottimo. Sto aspettando che la camera si finisca a raffreddare, la sto portando a meno 20, quindi ci vorrà ancora qualche minuto e dopodiché partirò con l'acquisizione. Come dicevo, elaborazione quindi HO più RGB, speriamo che questa ultima parte, soprattutto la parte di sostituzione delle stelle, andrà a buon fine, anche perché la prima volta sperimenterò questo genere di elaborazione, non l'ho mai fatto prima d'ora, devo vedere, devo fare un po' di tentativi per cercare di estrapolare le stelle in banda stretta e rimpiazzarle con quelle in banda larga. Sarà un'elaborazione un po' laboriosa perché dovrò fare diversi passaggi, diversi tipi di elaborazione, soprattutto un pixel matte, andare a sottrarre le stelle dalla parte in banda stretta e poi prendere le stelle in banda larga e aggiungerle. Quindi insomma un po' tanti esperimenti, forse anche un po' rischioso, però se non lo facciamo adesso non credo che ci sarà un'altra occasione, soprattutto in questi giorni di sereno che sono davvero una manna dal cielo in questo periodo, è andato un po' così. Quindi si parte tra pochissimo con l'acquisizione, ci vediamo tra pochissimo. Ok ragazzi, ci siamo, ho finito di fare i flat, adesso sto facendo i bias e i dark per gli RGB, ci vorranno ancora una decina, 10-15 minuti, dopodiché potrò spegnere tutto e andare a casa. Domani comincerò a fare questa lunga elaborazione che mi porterà via sicuramente un po' di tempo, anche perché dopo averci investito 4 notti voglio farla con calma e soprattutto cercando di trarre il meglio dal segnale acquisito, quindi senza fretta, anche perché poi a volte per aver fretta di vedere subito un risultato su schermo o cercare di ottenere un'immagine finale subito, si rischia di trascurare un po' il segnale raccolto e il tempo investito nelle serate. Quindi un consiglio che vi do ragazzi, soprattutto quando fate sessioni molto lunghe su più notti, poi prendetevi tutto il tempo che vi serve per elaborarle, perché altrimenti avrete sprecato molte sere e molto tempo. Quindi per questa sera io mi fermerei qui, ci rivediamo nel mio studio post elaborazione, vi dirò com'è andata, vi farò vedere com'è andata e soprattutto vi spiegherò qual è stato il mio workflow, senza scendere troppo in dettagli, perché poi voglio fare un tutorial a parte proprio sull'elaborazione HOO e soprattutto anche con combinazione di stelle in RGB. Quindi ragazzi, per questa sera vi saluto qui, vi auguro buonanotte e ci rivediamo nel mio studio. Ciao! Eccoci qui ragazzi, ritornati a casa nel mio studio, in realtà nel mio salotto, nel mio studio di là. Ho appena finito di fare l'elaborazione, come vi dicevo, HO più RGB, è stata un'elaborazione lunga come prevedevo, richiesto quasi un giorno e mezzo davanti a PixInsight per cercare di preservare innanzitutto un colore diciamo naturale, o comunque un colore che desse giusta importanza sia all'idrogeno che è predominante, quindi il rosso dell'H-alfa, ma anche all'ossigeno di cui la regione più esterna del muro è ricca. Quindi bilanciare i due colori ha richiesto un po' di tempo per farlo in un certo modo, poi anche in fase di integrazione del segnale mantenere i colori delle stelle evitando aloni e altri artefatti del genere, e poi infine c'è stata la parte di elaborazione solo dell'RGB dalla quale ho estratto le stelle e che sono andato a sostituire nella parte narrow band, quindi andando a creare una combinazione di HO e RGB. Per fare questa cosa qui è stato un po' un bagno di sangue, ve lo dico, anche perché utilizzando la Star Mask il processo si è rivelato essere troppo lungo e complesso. Quindi alla fine ho avuto l'illuminazione ieri sera mentre ero uscito e rimuginavo un po' sulla cosa, anche perché ero dispiaciuto del fatto che non fossi riuscito a combinare le stelle così come volevo. Mi aspettavo che sarebbe stato difficile, ma non così complesso. Quindi vi dicevo, mi è venuta questa illuminazione e ho detto, ma perché non usare StarNet? Quindi ho utilizzato StarNet per estrarre le stelle al narrow band, dopodiché sono andato ad estrarre solamente le stelle dalla parte RGB,
ho preso la parte, diciamo, senza stelle estratta da Starnet in Narrow Band e sono andato con una Star Mask a fare una fusione delle stelle, dell'RGB con l'idrogeno e l'ossigeno. E il risultato finale devo dire che mi soddisfa molto. Probabilmente forse le stelle non sono molto sature nel loro colore, ma questo non è un problema della tecnica che è stata utilizzata, ma è stata una mia ingenuità di aver utilizzato delle pose troppo lunghe nell'RGB. Sono andato di 60 secondi quando credo 15 secondi sarebbero stati più che sufficienti e di conseguenza il colore in alcune stelle si è perso perché il loro core si è andato a saturare. Però nonostante devo dire che sono molto soddisfatto, vi faccio vedere questo è il risultato finale. Se dovessi fare un po' di autocritica, già l'ho fatta sul forum al quale sono iscritto, di astronomia.com, le due critiche sono due. La prima è quella delle stelle, che probabilmente ho utilizzato una posa troppo lunga per le RGB, e invece un'altra cosa che vi consiglio, e ne parlerò poi nello specifico nel tutorial di elaborazione bicolor idrogeno e ossigeno, è stato il fatto di non aver acquisito la stessa quantità di segnale di ossigeno rispetto all'idrogeno, e parlo soprattutto in termini di tempo. Questo ha creato una disparità nel segnale rumore delle due immagini monocromatiche, che poi in fase di integrazione, quando si fa creare l'elaborazione bicolor, ha creato qualche problemino. Quindi vi consiglio, poi ci scenderemo più nel dettaglio, e se state facendo adesso un'elaborazione bicolor, acquisite sempre la stessa quantità di segnale, perché vi darà un rapporto segnale rumore molto più vicino. Se invece andate soprattutto a depotenziare quello che è il canale, il segnale che pensiate, come ho fatto io, ho pensato vabbè, ma di ossigeno non ce n'è molto, non c'è bisogno quindi di acquisire 8 ore così come ho fatto per l'H-alpha. Invece probabilmente era il contrario, avrei dovuto ragionare al contrario, perché essendo più debole per l'appunto ha bisogno di più segnale per raggiungere un rapporto segnale rumore più alto. Quindi ecco, a parte questa ingenuità che vabbè si paga, comunque poi si riesce a risolvere, il risultato finale comunque è qualcosa di cui sono molto soddisfatto. Per la prossima volta sicuramente ci farò più attenzione. Io per questa avventura nel muro del cigno mi fermerei qui. Come sempre, se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, se avete commenti o domande al riguardo scrivetele nei commenti in basso e sarò ben felice di rispondervi. Inoltre, se vi piace questo canale e non siete ancora iscritti, fatelo adesso e cliccate sulle campanelle in basso per attivare le notifiche ed essere avvisati quando vengono aggiunti nuovi video. Io per questa sera mi fermerei qui, grazie per essere stati in compagnia mia e del muro del cigno. Io vi auguro una buona serata, dei cieli sereni e ciao!